L'inserimento di dettagli apparentemente inutili, apparentemente secondari, superflui o di un'importanza, diciamo, secondaria rispetto al fatto principale, può essere utile per due motivi. Uno, il fatto di provocare una sensazione di straniamento per il lettore e quindi evitare l'ovvio, il cliché, il già sentito, e due, appunto, è quello di evitare il melodramma e gli stereotipi. Vorrei darvi tre esempi appunto di cosa intendo. Allora, il primo è tratto da Camus, lo straniero. In quel momento alle mie spalle è entrato il portinaio. Doveva aver fatto una corsa. Mi ha detto balbettando un po': l'hanno coperta, ma devo svitare la cassa perché voi possiate vederla. Si stava avvicinando alla cassa, ma l'ho fermato. Mi ha detto: non volete? Ho risposto no. Si è interrotto e ero imbarazzato perché sentivo che non avrei dovuto dirlo. Dopo un po' mi ha guardato, mi ha chiesto perché. Gli ho detto: non so. Aveva due begli occhi azzurri e la faccia un po' rossa. E poi va avanti. Diciamo che qui la cosa da notare è il fatto che il narratore, insomma, gli è stata comunicata la notizia che è morta sua mamma, eccetera, e lui nota il fatto che il portinaio aveva due begli occhi azzurri e la faccia un po' rossa. Questo assolutamente noi non ce lo aspettiamo. Noi ci aspettiamo che il narratore sia completamente, come dire, sconvolto dalla morte di sua madre, quindi non noti nulla. È proprio questo che ci capita a volte quando siamo completamente sconvolti, siamo ciechi, non vediamo niente, soltanto siamo accecati dal dolore. Lui non è assolutamente accecato dal dolore, ed è quello la cosa innovativa, la cosa originale, la cosa che ci sorprende. L'altro esempio, a proposito appunto di dettagli secondari, è tratto invece dal mio romanzo Luna di Ferragosto. Praticamente la protagonista, la coprotagonista Heidi, insomma, se ne va e lascia Patrick da solo. Da quando Heidi se n'è andata, ancora non si è abituato alla vastità del letto. Una e un minuto. Vede spazio vuoto dappertutto. Sul comodino il formaggio per capelli che non c'è più. I maglioni nei primi due cassetti di cui è rimasto solo l'odore di lavanda. Nel bagno lo spettro del ripiano di marmo nudo, svuotato, sventrato di tutti gli accessori, trucchi, spazzole, profumi che le appartenevano. Si alza, cammina come un sonnambulo lungo la stanza, scende le scale, entra in soggiorno, va in cucina, apre il frigorifero, ci sono una scatoletta di tonno e una bottiglia di vodka. Allora, qui non ho scritto mai la parola dolore, non faccio vedere un Patrick affranto, particolarmente triste o sconvolto, ma quello che colpisce Patrick sono i dettagli, e sono quelli che, insomma, che fanno la presenza di una persona, l'abitudine alla persona e a tutto quello che si porta dietro, soprattutto, ma non solo, in una convivenza. Ecco che quando una persona ci lascia, la cosa che facciamo veramente difficoltà ad accettare è soprattutto l'abitudine alla condivisione di quello spazio intimo che è la casa. E quindi, appunto, questo elenco un po' cantilenante di oggetti che mancano nel bagno, no? Nel bagno lo spettro del ripiano di marmo nudo, svuotato, sventrato, questo è un climax,
di tutti gli accessori, trucchi, spazzole e profumi che le appartenevano. Il terzo esempio è un breve video tratto dal film bellissimo di Nanni Moretti, La stanza del figlio. Beh, penso che si commenta da solo. Ecco, vediamo anche qui non sceneggiate napoletane o da soap opera sudamericana, e non assistiamo a nessun melodramma. Ecco, il melodramma è sempre la reazione eccessiva a un avvenimento, seppur drammatico. Ecco che i personaggi sono sempre contenuti, ma il regista lascia spazio ai dettagli di quando appunto il corpo viene immesso nella bara e viene chiusa e saldata. Io la prima volta che lo vedo sinceramente in un film, l'attenzione a questi dettagli. Di solito si concentra tutto sulla morte, sulla disperazione, grandi pianti, e invece questa scena è drammatica, terribile. Beh, d'altronde Nanni Moretti è un genio.